senza pareti. Qualcuno lo descrive così, un museo che interagisce con l'esterno, il luogo, il territorio, il comune, gli altri comuni, il parco archeologico e tutto il territorio picentino, perché è espressione di questo territorio, racchiude un patrimonio così importante, così caratterizzato. Il museo archeologico riapre, ha riaperto il 2 giugno, festa della Repubblica, una data estremamente simbolica che segna in questo momento particolare che vive il nostro paese anche un segnale importante proprio di ripartenza. I luoghi della cultura hanno un'importanza dal punto di vista sociale e anche economica per il nostro paese e per il nostro territorio, oramai riconosciuta da tutti. Riprendiamo esattamente il nostro cammino, che è fatto di innanzitutto apertura al territorio, ma anche di collaborazioni con istituzioni locali, associazioni che condividono nella nostra programmazione culturale e fanno sempre di più di questo luogo il polo culturale di riferimento dell'intero territorio dei Picentini. A Ponte Cagnano sono state scavate quasi 10.000 sepolture e le indagini archeologiche sono tuttora in corso, ma anche attraverso una serie di installazioni che con supporti tecnologici avanzati, multimediali, rendano il racconto anche attrattivo per un ampio pubblico. A Ponte Cagnano abbiamo voluto con la direttrice, con la dottoressa Tomai, riaprire il prima possibile questo museo, che è un museo che si presta molto bene ad una riapertura con tutti i criteri di sicurezza, di distanziamento e di percorso speciale, perché è un museo moderno, realizzato in tempi molto recenti, con un allestimento in questi spazi ampi, ariosi, naturalmente distanziati, che permettono appunto di mantenere tutte le condizioni di sicurezza. Il MAP, l'acronimo appunto sta per Museo Archeologico di Ponte Cagnano, riapre esattamente dal punto in cui avevamo interrotto il nostro percorso. Infatti sarà possibile visitare una mostra fotografica di grande interesse che avevamo programmato per la giornata della donna, quindi 8 marzo 2020, che riguarda appunto una tematica molto particolare di grande appunto interesse, che è quella delle spose bambine del Bangladesh. Infatti la mostra è intitolata Girls Not Bride. È un luogo diciamo fondamentale, un fulcro per la vita culturale non soltanto di questa comunità, che lo sente suo, che lo percepisce davvero da vicino, che quindi lo considera un punto di riferimento e lo rende più vivo. I nostri musei sono luoghi accessibili, aperti, accoglienti, e se non lo sono ancora completamente lo devono diventare, questa è la nostra scommessa. Sono luoghi di inclusione sociale, di inclusione culturale, luoghi in cui le comunità si devono sentire a casa, devono avere la percezione non di essere visitatori o ospiti, no, di essere davvero i protagonisti principali. E mi sembra che il Museo di Ponte Cagnano sia in questo territorio un punto di riferimento che deve crescere, perché è un museo così importante per il territorio, per questa comunità, però poco noto, poco visitato dagli altri, da quelli che saranno i cittadini temporanei di questi nostri luoghi.